Allora, Phantom 3 standard, connessione wifi molto limitata. Vediamo un attimino il seriale. Eccolo qui. Abbiamo già l'on point con soli 9 satelliti. Arremiamo i motori. Su. È una wifi, non possiamo pretendere molto, specialmente in CE. Vediamo un po'. Sì, è questo qui. No, non. Maximum flight distance reached. Sì, 100 metri, proviamo ad aumentare la distanza massima, la togliamo, vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare, ma davvero siamo limitati, ma è questa qui, non riconosco un Phantom 3 standard diverso da una situazione del genere, perché 100 metri, 150 era il massimo che poteva prendere. Ecco, qui siamo già a 300 metri. Proviamo ad alzarlo un po', ma lagga. Torno a casa in sicurezza. Seguo praticamente la linea verde di ritorno. Signal. Sì, sta tornando a casa, penso. Eccolo qui. Ovviamente, come praticamente giro le antenne, i risultati sono questi, ma ci siamo. Eccolo qua. Eccolo qui. Phantom 3 standard è questo, non può essere diverso da questo, specialmente in Europa. Eccoci qui, bello tranquillo. Ovviamente con 9 satelliti non può fare diversamente, lasciamolo atterrare. Lo stabilizzo, trovo la verticale, ecco un po' di vento, forse è meglio se lo prendo, faccio un end catch perché lo vedo bello inclinato. È lui, siamo arrivati a 300 metri, dunque 300 metri e linea VLOS, ovviamente girando, ruotando le antenne, il degrado è praticamente immediato. Questo è il Phantom 3 standard wifi in Europa, non possiamo assolutamente pretendere di più.